La cosa più bella per me è sentire e vedervi carichi, è sentire e sapere che tipo voi vi state applicando, state spaccando e state ottenendo i risultati. Invece il fatto che è da un anno che non è così è molto difficile. Buongiorno raga e benvenuti ad un altro video. Day, non so quanto di voi che siete ancora senza palestra e io invece che posso andare in palestra e che mi sento in colpa ogni singola volta, però voglio continuare a portarvi contenuti, quindi vi parlo un attimino del mio allenamento. Ieri ho fatto un PR nello stiff leg e deadlift, ho fatto 120 kg per 8 ripetizioni, quindi sono veramente felicissimo. Questa settimana mi vedo meglio, mi sento meglio anche a livello di energia e quindi penso veramente che il mio corpo si stia abituando a questo lieve deficit e a questa ricomposizione. Mi vedo sempre meglio e questo era il mio obiettivo. Per qualche motivo negli ultimi 3 giorni ci sta un ventone e a quanto pare questa settimana arriverà la neve. Comunque oggi abbiamo seduta in palestra, fra mezz'ora usciamo di casa. Per prima cosa facciamoci un rapido pasto pre-workout che vi mostro subito. E se mi seguite da un po' lo sapete che io faccio il pasto pre-workout e lo tengo un pasto piccolo perché preferisco mangiare molte delle mie calorie post workout, che è lì quando veramente mi sale la fame, quindi voglio solamente un bonus proteico che a volte è yogurt e whey al cocco, altre volte molto più spesso è una barretta proteica. Se volete qualcosa di rapido, di conveniente, non vi va di cucinare, non vi va di mangiare magari un affettato o altro, è qua che le protein bar ti salvano la vita. La mia preferita, già lo sapete, è questa qui di Foodspring, gusto cookie dough. Se ci avete culo allora vi esce piena di pepite di cioccolato, che secondo me è una bomba. Qua direi che metà è una bomba, metà è un po' un'ascesa, però veramente ve la straconsiglio. Ah, mi sono dimenticato, state vedendo questo video di mercoledì, quindi è passata la Pasqua, spero sia andata bene e spero che abbiate mangiato bene e almeno un pochino in famiglia. Oh yes. Ragazzi, siamo appena arrivati fuori dalla palestra, siamo 20 minuti di ritardo, ormai siamo sempre in ritardo, è una cosa comune che facciamo sempre. Non ci stanno così tante macchine fuori, quindi non dovrebbe essere così piena, andiamo a vedere. Come previsto c'è pochissima gente, ne ero sicuro. Sto aprendo il programma in questo momento. Ok, iniziamo con un flat plate loaded press. L'ultima volta ho fatto 27 kg per 9, il mio rep range è 7 a 10 ripetizioni. Quindi dobbiamo provare a fare 27 kg per 10. Mi riscaldo e iniziamo. Non me l'aspettavo, ma raga, 10 rep PR anche stavolta. Le progressioni continuano. No, I don't ever hold my tongue, tongue. I will never be what you expect. Maybe you need to get your eyes checked. I don't care if you think I'm stuck up. I don't care cause you can't call my bluff. I don't care if you think I'm a clown. I don't care cause you can't pin it down. You can't pin it down. Ho veramente bisogno di parlarvi, quindi sarà un po' un raw talk, scusate in anticipo. Incredibile pensare, se io vado a ricercare un anno fa la posizione in cui stavo a Dubai e avevo fatto un video del tipo mi sento in colpa perché sto a Dubai, ci sono le palestre, qua è tutto aperto e invece in Italia eravate chiusi per tipo 3-4 settimane. E mi ricordo proprio che la sensazione così strana, e in inglese la parola è unease, ma non so in italiano bene quale sia la parola, però in inglese è unease, che già sentivo un anno fa. E tipo adesso vedere che è un anno dopo e quasi siamo esattamente nella stessa situazione mi fa sentire esattamente allo stesso modo, raga. Mi fa sentire un pochino in colpa perché io so la palestra cosa vuol dire per me, so cosa vuol dire per così tante persone, anche te probabilmente che stai guardando questo video, questo canale. Se sei interessato al fitness, la palestra è tipo, è una grossa grossa parte della tua vita. Non è solo per migliorare fisicamente, è per rilasciare le tossine, rilasciare lo stress, tipo è l'ora di meditazione, ci fa stare e sentire bene. E senza la palestra
io mi sentirei perso, quindi non posso immaginarmi voi se state appunto senza una palestra, comunque magari avete i manubri, il bilanciere in casa, quello che è, sono sicuro che alcuni di voi hanno un half rack, un full rack, però comunque non è la stessa sensazione, non è la stessa cosa di andare in palestra. E pensare che appunto è passato un anno e io invece posso andare in palestra, mi sento semplicemente in colpa perché so che io sono in una zona più confortevole rispetto a molti di voi. E il fatto che devo fare questi video oggi non volevo troppo filmare, perché? Perché semplicemente non mi va tanto di sbattervelo in faccia. E so che alcuni di voi diranno: sì, però quando ce lo mostri è tipo la speranza che riaprono, ed è verissimo. Ma come content creator, cioè, la cosa più bella per me è sentire e vedervi carichi, è sentire e sapere che tipo voi vi state applicando, state spaccando e state ottenendo i risultati. Invece il fatto che è da un anno che non è così è molto difficile, e io sono stragrato e strafortunato che riesco ad allenarmi in palestra. Però un pochino una cosa, è un po' come mi sento in questo momento. Ovviamente i miei servizi coaching online, programmi personalizzati, è ovvio che è sceso dopo un anno che tipo nessuno può andare in palestra. Eppure io non sto qua provando a creare o vendere o fare chissà cosa, non vi chiedo mai quasi niente. Per quale motivo? Perché non penso che sia giusto. Semplicemente so che non sarà la stessa cosa finché voi non riuscirete a tornare in palestra, allora lì mi sentirò, diciamo, libero, mi sentirò libero anche di esprimermi, di farvi vedere completamente tutto il behind the scenes. Adesso mi sento così, mi sento un po' in colpa, e anche per questo avevo pensato magari iniziare un percorso che mi obbliga a mettermi fuori dalla mia zona di comfort, ok? Che magari potrebbe essere fare quello che non ho mai fatto in realtà, e tipo scendere a una percentuale di body fat molto molto bassa, fare un percorso di definizione, non so, fare qualcosa per portarvi almeno del valore, dell'informazione, e proprio per mettermi a me fuori dalla mia zona di comfort, per spingermi, così che almeno magari da casa potete capire quanto lavoro ci sto mettendo. Sarebbe molto bello. Infatti con Sammy magari possiamo iniziare una cosa così. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo talk, fatemi sapere se pensate che possa essere un progetto carino. Vedo Ele là fuori, vieni 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 amore, yeah. Fatemi sapere, raga, com'è andato il workout, pupina? Bene, baby, yeah. Felice, soddisfatta? Sono uscita senza di te, mi sentivo tipo strana. Oh. Pranzo andiamo a fare tonno in padella in stile wok con gli shirataki, questi qua, per 200 grammi, solamente 20 calorie. Poi ci vado ad aggiungere la salsa di soia ridotta in sale, e poi garnisco il tutto con un po' di questo ginger preso dal sushi shop, che sarà una bomba. Ah, grazie Ele che mi ricordi, ci aggiungo una zucchina intera tagliata a cubetti per fare un wok spaziale. E voilà, guardate che bomba di piatto bellissimo che ci siamo preparati. Andiamo a fare un piccolo taste test. Bomba! Oh yeah! Voglio aggiornarvi sulla situazione packaging di Kaizen Atletica per il prossimo lancio di giugno. Nell'ultimo video vi avevo detto come volevamo passare dal packaging, quello di plastica, a fare una scatola tutta nostra di cartone. E abbiamo fatto, oltre al design, abbiamo anche fatto un 3D render. Secondo me è una bomba, fatemi sapere cosa ne pensate. Guardate qua, praticamente questa sarebbe la nostra scatola che andiamo a creare, con la scritta benvenuto nella famiglia qua accanto, l'icon logo fichissimo sopra, la scritta Kaizen Continuous Improve qua nell'apertura. Ci sarà anche praticamente una striscetta per aprire il pacco, un po' in stile Amazon, così che l'aprite non c'è bisogno di coltello, forbice o altro. Secondo me è veramente fighissima, sta uscendo proprio come me la immaginavo, e adesso quindi il processo sarà di fare i campioni, che dovrebbero arrivare fra 2 settimane. Quando mi arrivano vi prometto che ve ne parlerò, e penso che parlerò anche di Kaizen ogni singolo video per darvi un piccolo aggiornamento di quello che stiamo facendo, di quello che stiamo creando, perché veramente è un progetto a cui tengo tantissimo, e se posso ispirare alcuni di voi con questo progetto, con la filosofia Kaizen, quello è il mio obiettivo. Quindi veramente vi tengo aggiornati nei prossimi video. Quindi con questo tramonto pazzesco, che probabilmente non riuscite a vedere, ma ci sta un sole pazzesco e una bellissima vista da questa finestra, io voglio ringraziarti per essere arrivato alla fine. Se sei arrivato fino a qua, ti giuro, tu sei uno dei veri supporter e ti apprezzo tantissimo. So che in questo periodo potresti tranquillamente non guardare i video, andare a fare altro, e come ho detto prima, un pochino mi sento in colpa che posso andare in palestra, ma spero che tu lo capisca. Ci sono tanti tanti progetti nel mio pipeline, che però non è il momento questo per
per condividere, non è il momento per fare i lanci, ma veramente un sacco di cose che non vedo l'ora di poter condividere con te e con voi. Magari come avevo fatto in passato con Kaizen Atletica che chiamavamo Project X, dovrei iniziare un Project X finale qua alla fine. Vabbè, insomma, in questo video vi ho chiesto un migliaio di cose, un sacco di pareri, quindi se hai un commento su qualsiasi cosa fammi sapere qua sotto. Ti ringrazio di cuore, lasciaci un like, iscriviti se non l'hai ancora fatto. Noi ci vediamo la prossima settimana. Keep improving.